Beato, sabato 18 settembre alle 21:30 su Teleestense. Buona serata, ben ritrovati all'appuntamento di Match, un match del tutto particolare e originale. Non gioca la SPAL questa sera, so che ovviamente siete abituati a questo accostamento, ma stasera invece apriamo una nuova fascia che andrà in onda tutti i giovedì sera, in cui parleremo di tutto ma non di SPAL. Quindi un programma, una fascia, un appendice, chiamatela come volete, di Match, in cui daremo spazio a tanti sport per conoscere le tante attività presenti a Ferrara e non solo a Ferrara, e dare un po' voce a tutti quanti, quindi un po' la volta entrare anche in rapporto con le tante attività sportive del nostro territorio. Questa sera parleremo in particolare, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi con un promo, di basket, di podismo, perché tra qualche giorno ci sarà anche la Corri Ferrara, e di pallamano, e qui mi verrà in supporto l'amico e collega Giuseppe Celeghini dalle 22:30. Partiamo però di basket parlando di una realtà ben radicata sul territorio, nata, beh, insomma il nome lo dirà chiaramente quando è nata, si chiama VIS 2008. Abbiamo per come rappresentanti, insomma, tre punti di forza, diciamo, di VIS 2008. Intanto il presidente Filippo Bertelli. Filippo, benvenuto. Buonasera. Grazie per essere con noi. Il responsabile del settore giovanile maschile di VIS 2008, Edoardo Franchella. Benvenuto, Edoardo. Grazie. Grazie mille, buona serata. E poi il settore femminile, qui poi ci spiegheranno le differenze che ci sono anche a livello proprio societario, Fabio Frignani. Anche nel tuo caso, Fabio, benvenuto, buona serata. Grazie a voi. Allora, dicevamo, parliamo di basket, ma soprattutto cerchiamo di conoscere che cos'è VIS 2008. Filippo, a te ovviamente l'onore in qualità di presidente, nati ovviamente chiarissimo 13 anni fa, ma intanto perché siete nati e qual è l'obiettivo, la mission di VIS 2008? Allora, innanzitutto grazie dell'invito a Teleestense. VIS 2008 nasce, appunto, dice il nome della società, nel 2008, da un progetto che appunto il CUS all'epoca mi chiese di fare, nel senso che avevamo espanso talmente il settore mini basket che, in accordo col presidente anche attuale del CUS Ferrara, Giorgio Tosi, mi chiese di aprire una società e di gestire i bambini dopo una certa età. Così nasce VIS 2008 e da lì non ci siamo più fermati e siamo ad oggi una delle realtà più importanti del territorio. Ecco, allora, una realtà importante di cui stiamo già vedendo alcune immagini, basket, che è sicuramente uno sport che appassiona tanti giovani, non solo giovani, ecco, ma diciamo tanti giovani, e che voi, diciamo, allevate da piccolissimi, già dai 4 anni d'età, con i primi approcci allo sport. Intanto ti volevo chiedere, a 4 anni, che cosa si fa fare ai bambini e come ci si avvicina a questa pratica sportiva? Sì, noi già facciamo attività dai 4 anni, anche prima in certi casi, quando vediamo che il bambino a 3 anni può già dare, tra virgolette, retta all'istruttore in campo. Operiamo spesso nelle scuole, quando c'era la possibilità. Ovviamente con la pandemia il discorso degli asili è diventato difficile da poter sviluppare, anche perché negli istituti scolastici, con le bolle, non possiamo mettere insieme i bambini dell'asilo. Quindi siamo partiti proprio questa settimana con il discorso del micro basket. Hanno palloni più leggeri, canestri più bassi, istruttori preparatissimi che li portano verso l'attività fulcro nostra, che è il mini basket e poi il settore giovanile. Certo, allora conosciamo anche gli altri due componenti, così vediamo un po' i due responsabili del settore giovanile. Partiamo da Edoardo Franchella. Edoardo, a te il ruolo di seguire i ragazzi, quindi ragazzi, insomma, che sono, insomma, ci sono tanti appassionati di basket nel nostro territorio ferrarese, ma intanto qual è il rapporto dei giovani col basket? È uno sport comunque che appassiona molto, giusto? Ma sicuramente la pallacanestro negli ultimi 10-15 anni ha avuto un'espansione a livello giovanile importantissima. Io mi ricordo quando allenavo le giovanili della pallacanestro Ferrara, che nel mini basket non dico che contavamo i bambini sulla punta delle dita, ma comunque non era facile avere bambini in palestra come in parte oggi, e i numeri dei tesserati, tra l'altro nella provincia di Ferrara, sono a certificarlo, perché Ferrara credo che sia la seconda provincia come numero di praticanti
per la Federazione Italiana Pallacanestro in Emilia Romagna, se non sbaglio. Quindi c'è un movimento importante, ci sono tanti ragazzi che giocano a basket e questo non può che essere per noi una molla motivazionale ulteriore, perché abbiamo una platea importante di ragazzi e di famiglie che ci seguono. Certo, e voi tra l'altro voi collaborate con i ragazzi anche nelle scuole, giusto? Quindi non avete già delle collaborazioni anche con le scuole? O ho capito male forse prima? Sì, sì, siamo in tante scuole di Ferrara dove facciamo attività di mini basket, quasi tutta la scuola di Ferrara, adesso ci stiamo espandendo anche fuori Ferrara. Certo. Quindi abbiamo rapporti con i presidi, abbiamo dei centri mini basket scolastici diretti direttamente dai presidi e dalla nostra società, e spesso vanno anche nel POF, che è il piano formativo della scuola, è un valore aggiunto che diamo anche alla scuola. Certo, e tra l'altro questa sera dovete sapere che abbiamo appunto Benedetto Edoardo Franchella, ma anche Filippo Frignani. Tu sei stato il suo padre in un qualche modo, ecco, lui che l'ha avviato al basket, padre non reale, padre ovviamente dal punto di vista sportivo, ecco. Che l'ha avviato al basket. Ecco, diciamo che la precisazione era d'obbligo. Detto questo, sì, quando anni fa io insieme a due amici, a Loreno Ravolini e a Ferruccio Laule, ci siamo impegnati in un progetto che è durato 7 anni a Gallo, Fabio giocava nelle giovanili, poi è stato anche aggregato alla prima squadra e quindi abbiamo avuto modo di conoscerci, ho avuto modo di lavorare in palestra con Fabio, che allora era uno dei ragazzi più giovani e anche tra i primi che a Gallo nella società, nella realtà nostra, si avvicinava alla pallacanestro. Certo. Quindi maggior ragione il piacere di vedere che oltre che aver giocato, poi ha chiuso la sua carriera da giocatore, ma è rimasta la passione per il basket e sta allenando. Ecco, tra l'altro, abbiamo detto appunto settore maschile per quello che riguarda Edoardo Franchella, settore femminile per quello che riguarda Fabio Frignani. Allora Fabio, insomma, abbiamo visto questo passaggio, insomma, di consegne in qualche modo da persona che è stata allenata da Edoardo Franchella. Tu però ti sei dedicato appunto alla Vis Rosa, si chiama così, giusto? Sì, giusto. Settore femminile. Intanto, domanda magari banale ma non così scontata, le ragazze che giocano a basket sono numericamente minori dei ragazzi oppure diciamo si sta arrivando a un certo equilibrio? Allora, beh, intanto ci tengo a sottolineare una precisazione a quello che ha detto Edoardo, nel senso che il lavoro che fanno gli istruttori e gli allenatori è importante, perché la mia è una testimonianza sul fatto che se il lavoro degli allenatori è fatto in un certo modo la passione rimane, e quello che ha detto lui è una dimostrazione. Io arrivai a Gallo tra l'altro dal calcio, perché io giocavo a calcio, arrivai... Questo non l'avevi detto prima, eh? Arrivai a giocare a basket... Era partito male, ma... arrivai a giocare a basket e grazie al lavoro che fu fatto in quei 7 anni sicuramente la passione ha fatto in modo che continuasse. Insomma, dopo ho finito di giocare, ho iniziato quella da allenatore e l'ho iniziata nelle femmine. Questo è il motivo per cui poi io ho continuato, certo, a seguire di più il settore femminile. Ho fatto anche qualcosa col maschile, ma prettamente femminile. Purtroppo numericamente le femmine sono inferiori, proprio per una questione che rispetto al maschile ha ovviamente un po' più di concorrenza sul territorio per quanto riguarda gli sport femminili. Certo. Però diciamo che negli ultimi tempi questa differenza che si stava ampliando un po' si è attenuata, quindi i numeri sono in leggera risalita, ovviamente facendo i conti con l'ultimo anno e mezzo di pandemia che ovviamente ha un po' ristabilito gli equilibri. Ecco, infatti volevo toccare con voi questo argomento, un argomento delicato per tutti gli sport. Voi insomma prima mi dicevate numeri importanti nel 2019 di tesserati per quello che riguarda Vis, poi è arrivato il Covid. Ecco, com'è stato riprendere, o anzi come state riprendendo, perché immagino che quest'anno sia ancora una fase di transizione quella che vi sta coinvolgendo. Filippo, sì, la nostra società è arrivata a toccare fino a 750 tesserati nel pre-Covid. Ovviamente questi 2 anni di pandemia ci hanno massacrato, come tutti gli sport ovviamente, ma quelli che si fanno dentro le palestre ancora di più ovviamente. Quindi stiamo ricostruendo con grande energia tutti i vari centri mini basket, anche perché la base parte da lì. Stiamo cercando di recuperare numeri, stiamo cercando di aprire e ampliare il discorso del mini basket con campi estivi, cose promozionali per i bambini piccoli, per le femmine. Cioè, stiamo facendo un'operazione importante soprattutto sul mini basket. Abbiamo ampliato questo discorso, cosa che prima magari andavamo avanti come una normale routine. Adesso invece stiamo cercando di ampliare appunto il discorso del mini basket, che è fondamentale per poi portare degli atleti in prima squadra nel settore d'eccellenza, certo, di un certo tipo.
Ecco, Edoardo, allora già che ci sono ti chiedo, collegandoci a questo, i ragazzi invece quanto hanno risentito, perché adesso questa domanda era più dal vostro punto di vista, ma i ragazzi quanto hanno risentito di questo anno, anno e mezzo, come hanno potuto insomma attraversare anche un periodo di scarsa mobilità insomma da questo punto di vista? Ma allora, il periodo è stato difficilissimo ovviamente, banalmente per tutti, forse la pallacanestro ne ha risentito un po' di più. Perché sport di palestra, sport di contatto, certo. Non dimentichiamoci che la pallavolo non si è praticamente fermata e non dimentichiamoci che mi risulta che nemmeno la pallamano si sia fermata più di tanto. Noi ci siamo dovuti fermare. Questo ha comportato che i nostri sono rimasti veramente dei mesi a casa e nonostante si sia cercato a livello di collegamenti internet o quant'altro di tenere un minimo di attenzione, diverso è poter praticare anche senza contatto andando in palestra che non stare a casa e guardare da un video. Certo. Questo chiaramente ha messo a dura prova quella che è la motivazione dei ragazzi. Ci sono dei ragazzi che da noi giocano e vengono dalla Sicilia e che nella loro testa in questo momento hanno lo studio, ma anche tanta parte del loro pensiero va alla pallacanestro. Ci sono dei ragazzi che giocano a basket giustamente per divertirsi. Quindi a seconda di quella che era la motivazione e l'attaccamento allo sport da parte dei ragazzi ci sono state delle reazioni diverse e di conseguenza anche degli abbandoni. Quindi è chiaro che in linea di massima è stato negativo. È stato negativo per alcuni in maggior ragione, per altri magari un po' meno, perché comunque era una situazione diversa. Resta il fatto che alcune annate, ad esempio il 2006, sono due anni che non giocano. Passano da under 13 a under 17 senza passare dal via, cioè si trovano in categorie dove non hanno giocato e a quest'età determinate qualità atletiche e tecniche le hanno perse, le hanno proprio perse. E quindi, No, questo è interessante anche perché, insomma, nella drammaticità di quello che stiamo dicendo, è interessante perché effettivamente immagino che per voi ci sia un ruolo da rieducare sia per quello che riguarda le tecniche, la pratica sportiva, ma anche il fatto comunque di riaggregare questi ragazzi, fare squadra, tornare comunque ad abituarsi, insomma, a condividere uno sport insieme, perché poi alla fine dei conti, ok, lo sport è salute, lo sport è tutto quello che volete, ma è anche proprio condivisione, una squadra, il fatto di comunque di interagire, di rimanere insieme in pratica. Riaggregarsi è molto facile perché ragazzi a quell'età come li rimetti insieme è l'età giusta per stare insieme, quindi non c'è problema. Diverso è il discorso atletico, fisico, coordinativo e quant'altro che hanno saltato dei passaggi importanti. Su questi recuperare non è così facile, per cui in questo momento è più un problema tecnico. È vero che è successo a tutti, non solo esatto, ai nostri. Infatti sto per... Quindi c'è una trasversalità in tutto questo, no? Però resta il fatto che qualche difficoltà e il livello che chiaramente tecnico è decisamente sceso c'è, non è colpa di nessuno, nessuno se l'aspettava. Adesso speriamo di ripartire e soprattutto che non ci rifermino perché sarebbe letale un ulteriore... Quello ci auguriamo di no, ne parlavamo anche prima, anche quando sono arrivati i tuoi colleghi, insomma, sul fatto che quest'anno speriamo, insomma, dovrebbe essere un'annata in cui perlomeno si va avanti, ecco, adesso non possiamo prevedere il futuro, ma insomma diciamo che le condizioni sono diverse rispetto all'anno scorso. Ma tanto per dire, cioè per di capire che sia ancora un po' tutto in realizzazione, ma appuntamenti che avete in vista, piuttosto che campionati, piuttosto che partite, ecco, che cosa... Campionati... Per adesso ripartiranno tutti regolarmente, certo. Quindi le date sono quelle degli altri anni e quindi non, adesso in questo periodo in modo particolare stiamo iniziando con qualche amichevole perché stiamo preparandoci ai campionati, ma in assenza di particolari sgradevoli novità si dovrebbe ripartire tutto normalmente, poi chiaramente con le precauzioni del caso che vanno mantenute. Certo. A causa del Covid. Chiarissimo, che questo poi insomma vale ovviamente un po' per tutti gli sport, anche se giustamente evidenziavamo il fatto che da sport a sport ci possono essere differenze. Il settore femminile ha risentito in maniera più pesante o meno, oppure... Ha risentito in maniera più pesante per quello che ti dicevo prima, sì. Che i numeri sono inferiori. Quindi ovviamente in un'ottica di settore giovanile a livello globale, già il settore femminile nella sua totalità in tantissime realtà d'Italia fa fatica a fare squadre della stessa annata, quindi c'è una, diciamo, un mettere insieme le annate in maniera un po' più ampia rispetto al maschile. Con questa pandemia sicuramente i numeri sono in certe annate che sono poi le stesse dei maschi, perché l'età adolescenziale che ne ha risentito è la stessa, quindi 2006, 2007, 2000, qualche 2005,
purtroppo viene da anni in cui non gioca un campionato e si trova dall'ultimo anno mini basket ad essere proiettato in un campionato under che nella normalità dovrebbe già essere nel suo percorso di formazione di un certo tipo, invece si trova a doverlo affrontare al suo primo anno di crescita fondamentalmente, quindi c'è un po' di c'è un po' di stupore e anche un po' di come dire, bisogna un attimino capire come affrontano questa cosa. Poi ragazze e ragazzi sono ovviamente diversi anche da questo punto di vista. Quindi. Senti Fabio, tu vabbè, so che sei tornato a Ferrara dopo una parentesi in cui sei stato anche, come dicevi prima, un po' più distante, ecco, diciamo in Veneto. Eventuali gruppi femminili che dovrai seguire o che stai iniziando a seguire adesso, quindi già li conoscevi o per te comunque è un mondo nuovo, diciamo, no, questo di Ferrara? No, li conoscevo perché come parlavamo prima, esiste per la femminile a Ferrara un'era pre e post-Covid. Sì. Purtroppo la pandemia ha fatto in modo di dividere questa cosa. L'era pre-Covid, se possiamo chiamarla così, è l'era in cui VIS 2008 ha fondamentalmente salvato l'attività femminile a Ferrara prendendo le ceneri di quella che era la vecchia Pallacanestro Ferrara a livello giovanile e facendo continuare l'attività alle ragazze, che è andata avanti fino all'era Covid, diciamo così. Io e altre persone importanti sono tornate, soprattutto il mio primo collaboratore che è Marco Castaldi, e da quel momento lì abbiamo pensato che la parte femminile a Ferrara doveva avere un obiettivo diverso. Ed è quello che ti dicevo prima, cioè da Vis Rosa nasce il progetto che adesso è fondamentalmente principe a Ferrara per quanto riguarda le femminili, che si chiama Pin Vision Basketball, okay, che comprende tutte le realtà maschili e femminili sotto uno stesso tetto, se si può dire così, che lavoreranno per la parte femminile. Quindi le città maschili, dove Vis 2008 ovviamente ha una valenza importante in questa cosa, più le altre società maschili del territorio, più la realtà più importante di femminile assieme a noi, che è Mirabello, si sono unite in questo unico progetto che prevede il portare tutte le ragazze di Ferrara, del territorio, ad essere sotto un'unica campana. E mi pare un bel progetto, insomma, ecco, il fatto comunque di unire tante forze per realizzare questo prodotto. Filippo Bertelli lo ripresento per chi avesse appena acceso la televisione in questo momento. Per chi avesse invece un figlio, una figlia, anche piccola, giovane, che volesse avvicinarsi al basket, intanto perché avvicinarsi proprio al basket e che cosa ti sentiresti di consigliare appunto per un genitore che magari non sa anche verso quale sport indirizzare il proprio figlio? Beh, innanzitutto la pallacanestro è uno sport completissimo, si usano le braccia e le gambe, quindi direi che da insegnante di educazione fisica lo consiglierei a qualsiasi famiglia, sia maschi che femmine, perché comunque ritengo che sia uno sport affrontabilissimo anche per qualsiasi ragazzina la voglia affrontare. E per quello che riguarda il gioco, noi siamo nati, come dicevo prima, abbiamo vari settori. Abbiamo un settore più agonistico, dove magari Edoardo spiegherà dopo, certo, cos'è la foresteria, la parola, abbiamo una, certo, foresteria, cosa ospitiamo, cosa facciamo, chi andiamo a reclutare. Quella è la parte più agonistica, facciamo i campionati di eccellenza e quant'altro, ma facciamo giocare tutti. E questa è la parte più sociale che a me piace, nel senso che riusciamo a far giocare qualsiasi ragazzo si approccia alla pallacanestro. In questo periodo, che è il periodo di settembre, ti contattano tante famiglie e ti chiedono appunto di far giocare i propri figli anche se hanno 16 anni. Cioè, non è lo sviluppo poi dei ragazzi, soprattutto al giorno d'oggi, è svariato. Succede che si innamorano della pallacanestro perché magari fisicamente si crescono in maniera improvvisa e quindi ti chiedono a 16 anni di venire per giocare a pallacanestro. Certo. E molti atleti sono nati anche in età più avanzate perché hanno scoperto questo bellissimo sport, a mio avviso, anche in un'epoca magari che non è così, insomma, adeguata nell'approcciarsi subito a uno sport, diciamo. Però abbiamo visto tanti risultati positivi anche se si è arrivati tardi a questo sport. Io penso che sia assodato un peso un po' per tutti, che comunque lo sport è comunque sempre qualcosa di positivo, a prescindere dalle difficoltà che ci sono state in questi ultimi due anni e tutto il resto. Però a questo punto ricoinvolgo Edoardo Franchella per sapere invece il settore agonistico, come è strutturato, chi stai seguendo in questo periodo, come state portando avanti questa attività.
Allora, il settore agonistico parte dalla squadra dei più vecchi, cioè, vogliamo chiamarli vecchi, che quest'anno sono tornate le annate dispari, quindi l'Under 19 che fa campionato eccellenza e che allena Fabio Spettoli, passando per l'Under 17 eccellenza che alleno io, e poi scendendo di categoria con l'Under 15 che è di Gianluca Bottoni, e poi abbiamo Daniele Dal Pozzo con l'Under 14 e poi via via tutte le altre squadre. E noi da 7-8 anni abbiamo un attimo allargato quello che è la circonferenza del nostro reclutamento, che è partito prima in regione, poi dopo in Italia, adesso andiamo anche all'estero, per cui abbiamo dei ragazzi un po' da tutto il mondo. Abbiamo una foresteria che è un po', per quello che riguarda la parte agonistica, il nostro fiore all'occhiello, dove teniamo ragazzi un po' di tutte le nazionalità e da tutte le provenienze in Italia, che è una sorta di piccolo college dove i ragazzi vivono. E si sdoppiano tra quella che è l'attività scolastica normale e quella cestistica che seguiamo noi con dei programmi personalizzati individuali sia fisici che tecnici e poi ovviamente partecipando ai campionati con la squadra. Certo. Da che età inizi a seguirli quindi in questo anno? Allora io personalmente la squadra che alleno io direttamente sono i nati nel 2005-2006. Ok. In realtà io fungo da responsabile tecnico, per cui seguo insieme agli altri allenatori. Noi abbiamo la fortuna di avere uno staff tecnico intanto di tutti i ferraresi, che era un obiettivo che noi volevamo perseguire e dopo tanti anni ce l'abbiamo fatta. Abbiamo degli allenatori giovani veramente molto bravi, ne abbiamo tre in questo momento che stanno facendo il corso istruttori e tutti del nostro territorio. Era per noi un obiettivo fondamentale e ci stiamo arrivando. Io sono molto contento di questo proprio perché rappresentano bene il nostro territorio, così come uno staff che segue la preparazione atletica e anche uno staff di fisioterapisti. Quindi ho la fortuna veramente di rappresentare e di lavorare, di collaborare con uno staff di appassionati e di persone veramente molto qualificate che rendono tutto particolarmente divertente e stimolante. Quindi è bello questo, insomma, anche questo messaggio che sta emergendo questa sera, insomma, del gruppo, comunque di una vicinanza, certo, che si crea con questi ragazzi. No, interessante anche questa cosa, hai parlato di un campus, quindi un fatto di... Sì, all'inizio di Via Gramicia, per arrivare al CUS, sulla sinistra, c'è di fianco dove c'è la medicina dello sport, c'è quella che si chiama Casa Vis, che, certo, è casa nostra. Nostra nel senso che vivono i nostri ragazzi sono tutti ospitati lì, ci sono dei tutor che sono i responsabili della foresteria, abbiamo la mamma di tutti i ragazzi, Stefania, che è quella che si occupa un po' della presenza femminile, oltre che di aiutarli nell'alimentazione e un po' in tutta la gestione anche umana della foresteria, che fa parte anche lei ovviamente del nostro staff. E i ragazzi ovviamente vivono lì, tra l'altro sono molto comodi perché la maggior parte degli allenamenti sono a Palapalestre, che, certo, è vicino, sono sempre lì vicino, le scuole, certo, che sono di fianco, quindi diciamo è una zona nostra, il nostro territorio, dove a distanze ridotte e con facili, direi una logistica molto semplice, i ragazzi possono vivere con la ciclabile, venire in palestra, andare a scuola e rendere tutto una grande famiglia, però una grande famiglia che è impegnata sul campo a dare dei risultati e che segue un percorso agonistico abbastanza ambizioso. Ecco, allora a questo punto mi viene d'obbligo la domanda anche a te, invece per quello che riguarda il settore femminile, come siete organizzati? La femminile è un po' più piccola a livello di, diciamo, di struttura, ma è proprio una questione, come ti dicevo prima, a livello numerico. Cioè, prima di costruire una cosa del genere nella femminile bisogna prima, secondo me, partire, ed è l'obiettivo che ci siamo dati poi con lo staff di Visrosa, un qualcosa per trovare risorse sul territorio, e da questo nasce il progetto Pin Vision. Una volta che ci strutturiamo e facciamo delle ragazze del territorio una base solida su cui partire, se riparte tutto con la normalità, perché qui bisogna dire il se, non è escluso che una struttura con le dovute proporzioni, perché ovviamente magari c'è bisogno di un po' meno disponibilità da fuori, può nascere una cosa molto simile. Ecco, al momento però l'idea principale della femminile rimane quella di valorizzare il territorio, come ti ho detto prima, per una questione che comunque la femminile ha
risorse sul territorio che vanno sfruttate. Certo, chiarissimo. Allora, detto che siamo in chiusura, tra l'altro tra poco vi ricordo parleremo invece di podismo, quindi rimaniamo sempre nello sport ma cambiamo genere, io ne approfitto per chiudere con Filippo Bertelli. Filippo, abbiamo un po' dato diciamo un'infarinata anche magari chi non vi conosce, però chi volesse conoscervi meglio, chi volesse avere informazioni, dove reperire VIES 2008 e nel reale e nel virtuale? Beh, basta visitare il nostro sito che è www.vis2008ferrara.it. Lì si trovano tutti i contatti dove poter appunto prendere contatto con noi e venire in palestra a provare. Certo, io mi auguro che in vari abbiano magari attinto qualche informazione in più legato a VIS 2008. Io vi ringrazio, ringrazio Filippo Bertelli che è il presidente VIS 2008, Edoardo Franchella responsabile del settore giovanile maschile di VIS 2008 e Fabio Frignani invece responsabile anche in questo caso del settore giovanile VIS Rosa, quindi il settore femminile. Grazie a tutti. Grazie a voi. E grazie mi auguro di potervi riavere magari a campionato già avviato quando avremo altri aggiornamenti per parlare ancora di VIS 2008. Volentieri, okay? Volentieri. Grazie a grazie. Voi, allora noi invece ci fermiamo in pubblicità, tra poco parliamo di podismo e di tutte le attività legate alla corsa che si svolgono a Ferrara. A tra pochissimo. L'impresa edile Arte Deal di Nalin Marco, grazie alla sua esperienza, garantisce la massima professionalità e competenza nella costruzione e manutenzione di edifici, effettuando, se necessario, anche precisi lavori di ristrutturazione. Arte Deal è un'impresa edile che offre anche servizi di impermeabilizzazione di tetti su edifici civili e industriali, lavori di copertura e manutenzione, piccoli lavori edili e ristrutturazioni di edifici di ogni tipo. Arte Deal di Nalin Marco, Viale della Rinascita 15, Codigoro, Ferrara, telefono 335-8044-669. Per lasciare la delinquenza fuori dalla porta e ritrovare la propria serenità, chiamate la ditta Marani e fate installare un impianto antifurto digitale o un sistema di videosorveglianza con telecamere, gestibile anche da smartphone. Con più di 20 anni di esperienza, la ditta Marani, sempre al passo con l'innovazione tecnologica, opera con professionalità anche nel settore degli impianti elettrici civili e industriali e oltre ad effettuare manutenzioni e gestione programmata per privati ed enti pubblici, installa impianti di climatizzazione e fotovoltaici, sistemi di automazione per porte e cancelli. Assistenza, competenza e affidabilità sono le carte vincenti della ditta Marani, a Dogato, Ferrara. Disinfezione, disinfestazione, deratizzazione? Chiama Exera, l'azienda che preserva la salubrità di abitazioni e grandi ambienti con le migliori soluzioni. Per un'estate libera dalle zanzare, Exera propone due validi apparecchi alternativi a quelli tradizionali. Zalt Portable, l'innovativo sistema a nebulizzazione portatile che elimina per 6-8 ore le zanzare in giardini fino a 200 metri quadri. E FreeZanz, l'impianto a nebulizzazione programmabile efficace in aree fino a 8.000 metri quadri. Exera e anche servizi di pulizie civili ed industriali, espurgo pozzi neri, giardinaggio, bonifica ambientale e smaltimento rifiuti. Insetti e animali indesiderati? Azzera i fastidi con Exera. In via Boito 4 a Ferrara. Stai cercando un appartamento restaurato in centro? Comodo, luminoso, con terrazzo, posto auto, garage e certificazione Casa Clima? Abbiamo la soluzione più adatta alle tue esigenze. Palazzo Santo Stefano. Vendiamo prestigiosi appartamenti di varie tipologie e ti ricordiamo che con l'acquisto di queste unità abitative potrai accedere a detrazioni fiscali fino a 96.000 euro. Per visionare gli immobili senza impegno, chiama lo 0532 21 20 18. Non è dovuto alcun compenso di intermediazione. Dal 1983 Progetto Casa, molto più di una semplice agenzia.
Lasciatevi sedurre dai gioielli e dagli orologi delle firme più prestigiose, da anni partner di GL Gioielli, laboratorio di oreficeria e orologeria, cornici e preziosi, dove trovate le ultime collezioni. Articoli di alta qualità con garanzia e assistenza. Dal 1984 il laboratorio orafo di GL Gioielli crea con le materie più preziose gioielli unici per eccellenza e originalità. GL Gioielli, ogni gioiello un ricordo, ogni ricordo un gioiello. Vi aspettiamo in via Bologna 75 a Ferrara. Soluzioni e Servizi è l'impresa che, grazie alla sua pluriennale esperienza e al proprio personale specializzato, garantisce la massima professionalità ed efficienza nelle pulizie ordinarie e straordinarie per privati e aziende. Effettua trattamenti di sanificazione anti-Covid, interventi di sanificazione e sterilizzazione di qualsiasi ambiente mediante atomizzazione e vaporizzazione di prodotti conformi ai protocolli del Ministero della Salute. Soluzioni e Servizi si occupa inoltre di giardinaggio, disinfestazione di insetti e deratizzazione. Soluzioni e Servizi risolve. Chiamate subito il 347 3830 383 per saperne di più. Soluzioni e Servizi Ferrara.it. Che cos'è per voi la legalità? Niente, non lo so. Per te cos'è la legalità? Non sai cosa vuol dire? No, non lo so. Stai via, qualunque ora del giorno tu passi puoi trovare di tutto, la droga che cerchi. Adesso io non so esattamente che tipo, quale tipo di droga va in voga in questo momento. Essendo in cammino, ciascuno si chiede qual è la propria strada. Ciascuno si chiede che cosa farò. Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti. Lei che cosa mi dice di padre Puglisi? No, un signore bello. Un signore bravo. Ok, un applauso a padre Puglisi, lo facciamo. Innanzitutto che l'omicidio doveva sembrare una rapina fatta da un tossicodipendente e che quindi tipo che il colpo era partito accidentalmente. Non posso non esprimere il dolore con quale ho appreso ieri mattina la notizia dell'uccisione di un sacerdote di Palermo, Don Giuseppe Puglisi. La vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione. Il sacrificio di un beato. Sabato 18 settembre alle 21.30 su Tele Estense. Torniamo in onda in questo nuovo appuntamento di Match dedicato a tutto ciò che non è calcio stasera. Abbiamo parlato di basket prima, adesso invece, come anticipato, parliamo di un altro sport, un'altra disciplina. Adesso vediamo come chiamarla correttamente, che appassiona tante persone, a Ferrara in particolare. Cioè parliamo di podismo, parliamo di corsa e parliamo con tre persone che, devo dire, insomma, la professionalità in questo ambito ce l'hanno e come. Partiamo dal presidente dell'Atletica Corri Ferrara, Massimo Corà. Ciao Massimo, buonasera, benvenuto. Buonasera. Ben ritrovato. Anzi, nel tuo caso, visto che sei già stato nostro ospite, con te vedo che hai portato Nino Sarno, responsabile in particolare della Runner School. Benvenuto Nino, quindi. Ah, chiedo scusa, Nino Sarno, eccoti qua. E Alessandro Salmi. Ciao. Comunque era corretto quello che ho detto. Sì, ecco, perfetto. Esatto. Guardate, è così purtroppo la difficoltà a volte di confondere i nomi. Li ho messi nell'ordine sbagliato. Alessandro Salmi, invece, per quello che riguarda sempre l'ambito dell'Atletica Corri Ferrara, poi insomma entreremo un po' nel dettaglio di quelle che sono le varie attività. Comunque, okay. Massimo, con te non sbaglio, almeno ti ho messo da questa parte e non ci confondiamo.
Io partirei subito con te parlando appunto della passione che ha la gente per la camminata, la corsa, spesso fatta magari anche in maniera non corretta, ma poi ci arriviamo su questo dettaglio. Perché a Ferrara piace così tanto correre? Beh, Ferrara ha una storia molto importante legata alla corsa. È stata una fucina di talenti negli anni Ottanta e questo sicuramente in quel periodo, il periodo di Massimo Magnani, di Orlando Pizzolato, di Laura Fogli, di tantissimi altri campioni che correvano per il CUS Ferrara, ha portato sicuramente le persone a avvicinarsi in particolare a questa disciplina. Poi sicuramente ci avvantaggia tantissimo come è strutturata la città, perché comunque abbiamo la fortuna di avere delle mura incredibili che sono penso uniche in tutta Italia per praticare il nostro sport, perché abbiamo un anello di 10 km completamente pedonale, ombreggiato, illuminato, dove si può correre in tutta sicurezza in un ambiente spettacolare, insomma, quindi questo è importante. Poi sicuramente ci sono tante società che comunque lavorano bene, che riescono a far sì che la gente possa provare questa disciplina e innamorarsi. Certo, tra l'altro guardate, io ne approfitto perché lo saluto, sia perché è stato il tramite di questo appuntamento, ma anche perché è un amico, uno dei tanti appassionati, anche Max Niceforo che ci sta guardando in questo momento, ciao Nice, e oggi ci siamo sentiti telefonicamente, insomma so che ci teneva molto a questo appuntamento. Allora, andiamo a conoscere appunto anche gli altri due ospiti di questa serata, Nino Sarno. Nino, allora, una passione per la corsa che prosegue da tantissimi anni, mi diceva appunto prima Massimo appunto che tra l'altro hai ottenuto anche risultati importanti nella tua carriera da runner, da corridore, ecco come continua questa passione che comunque se non sbaglio porti avanti ancora adesso e che quindi sei un po' un esempio, ecco, per i tanti runner spesso un po' improvvisati che ci sono sul nostro territorio. E diciamo che come spesso ripeto ai ragazzi che seguiamo, quello che conta in questo sport è avere la passione, divertirsi e soprattutto farlo con molta tranquillità, senza mai lasciarsi prendere da tempi, dall'ansia di fare prestazioni. L'importante è divertirsi. Poi da quando abbiamo creato la Running School, praticamente abbiamo creato tanti piccoli gruppi che in base alla velocità, in base diciamo all'intensità di corsa che possono avere, socializzano molto più facilmente, ma soprattutto capiscono quello che è l'importanza del correre, che non è solo tempi, ma è quello soprattutto il fatto di stare insieme e divertirsi. Certo, ecco, poi tra l'altro tra poco parleremo con Alessandro Salmi anche della camminata veloce, la camminata sportiva, insomma, poi vedremo esattamente come funziona esattamente. Però tornando a parlare ancora con Nino Sarno, ecco, la corsa, i gruppi, ovviamente ognuno di noi ha un modo diverso di correre, poi ognuno di noi ha una fisicità, una sportività diversa, ecco, come una persona che si avvicina a voi e che quindi dice voglio unirmi ai vostri gruppi, come la identificate, come si fa a capire qual è il livello di preparazione e quindi anche l'adeguatezza di una certa disciplina per le persone? Beh, diciamo che inizialmente se queste persone si avvicinano perché devono iniziare a fare i corsi, innanzitutto li testiamo, cerchiamo di capire quelle che sono le loro capacità, quanto corrono, come corrono e in base a quello li dividiamo in gruppi. Però quello che cerchiamo soprattutto di fare, soprattutto con le persone che iniziano a fare questo sport, è quello di indirizzarli nella maniera più corretta all'impostazione di corsa. Certo. Perché più facilmente riesci a correre impostato bene, con la giusta postura e soprattutto con i giusti ritmi, e più facilmente e più difficilmente ti farai male. Perché poi dobbiamo pensare che molti di questi atleti si appassionano e in brevissimo tempo arrivano a fare delle mezze maratone, quindi tempi lunghi di corsa, di preparazione, e diventa un discorso abbastanza importante quando si allungano i tempi, quindi bisogna soprattutto seguirli dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dell'impostazione della corsa. Ma tipo il più giovane che hai avuto nella Runner School, da che età si comincia?
Beh, i più giovani credo che si parli di 17 anni. 17 credo, anni. 17. Poi ci sono i bambini. Sono che... i bambini, però con gli adulti. Beh, con gli adulti abbiamo avuto anche ragazzini di 14-15 anni. Però sì, pochi. Certo. Diciamo. E poi si va fino a? Io fino a che età si arriva? Si passa ai 60 abbondantemente. Diciamo che è una passione che quando ce l'hai sì. non ti abbandona. È una di quelle cose che puoi fare quasi in eterno. Se non hai problemi fisici, se non hai problemi strutturali, puoi correre fino anche in tarda età che non hai problemi. Certo. È ovvio che bisogna sempre essere molto attenti a non esagerare e soprattutto a curare i piccoli fastidi che possono capitare, perché purtroppo capitano abbastanza spesso. Allora, Alessandro Salmo invece, camminata sportiva, certo. Ecco, anche questo è un altro tipo di attività che vediamo spesso in giro, gruppi di persone che ovviamente camminano con un certo ritmo e immagino debbano camminare anche lì con una certa impostazione. Sì, anche qua abbiamo, cioè, c'è una tecnica vera e propria comunque di portare la gente a camminare nel modo giusto, cioè che è una camminata potenziata, quindi non è il passeggiare che facciamo in piazza o durante i periodi festivi o si va a fare la domenica. Qua invece andiamo proprio a fare un'attività vera e propria con un movimento delle braccia, il piede con un appoggio diverso, e andiamo proprio a lavorare in questo modo. Quindi, e poi tanta gente dalla camminata sportiva passa alla corsa. O anche il contrario. O il contrario, perché magari la corsa magari è troppo... Ti faccio una domanda, io stasera mi faccio domande banali, ma giusto perché, come incuriosito a me, magari anche chi ci sta guardando. Cioè, la camminata è un qualcosa di più adatto a chi ha qualche anno in più, oppure l'età è trasversale? No, e non è detto, diciamo... Qualcuno pensa che magari all'età più avanzata si va a fare la camminata sportiva, ma c'è gente anche molto, o allievi giovani ecco, che fanno questa attività, magari perché la corsa è troppo invasiva per loro o per loro magari è più faticoso, vengono a fare questa attività qua. Quindi diciamo comunque è assolutamente trasversale. Ma sì. Qui invece a livello di gruppi quante persone insieme si va a camminare in genere? Adesso siamo, considera che anche noi qua siamo su tre livelli, quindi abbiamo un livello easy, abbiamo un livello intermedio, poi abbiamo un livello con un gruppo molto più veloce, però si parla sempre di 7-8 persone per gruppi come li dividiamo noi, quindi diciamo che quando gruppi ci troviamo... rimangono costanti, scusa se ti interrompo, cioè rimangono quelle 7-8 persone o sì. Ci si mescola diciamo? No, diciamo che vediamo dopo in base... alla loro crescita li spostiamo e li passiamo di livello, però cerchiamo sempre di partire con 7-8 persone in modo da avere un gruppetto con loro per vedere come va. Ecco. Dimmi pure. Abbiamo dovuto cambiare molto il modo di lavorare dal pre-Covid al post-Covid. Nel ecco, senso bravo. Che... domanda a cui sarei arrivato comunque. Sì, nel pre-Covid fai conto che noi a Ferrara abbiamo circa 170 allievi. Runner School fra camminata sportiva e corsa divisi su 8-9 livelli. Nel pre-Covid c'erano dei gruppi anche da 30-35 allievi. È logico, ogni 7-8 allievi c'è un istruttore, quindi questo è il rapporto allievi-istruttori, però c'erano gruppi molto molto grandi che correvano insieme. Con il discorso Covid, per mantenere tutto quello che è il distanziamento sociale, per farli correre in sicurezza e per rispettare le normative, abbiamo dovuto ridurre questo e abbiamo creato gruppi da 7-8 allievi, quindi ogni 7-8 allievi un istruttore che si trova in un posto diverso della città, infatti è per quello che ci vedono ovunque, perché siamo in tutti i posti differenti. Beh, però il fatto che si vedono ovunque è un bel vedere anche, sì, perché sì, mi dici, sì, sì. Allora, qua veramente ci sono siamo dappertutto. Ed è quello che ho detto all'inizio, quando ho detto Ferrara, almeno la percezione che si ha è che è una città comunque molto sportiva, e anche forse il fatto che facciate attività un po' dappertutto e che vi si vede un po' dappertutto, credo che dia anche proprio un'immagine positiva di una città comunque attiva, che sì. Ha voglia di far movimento. Penso di sì, penso che io tante volte mi sembra quasi di avere una missione da compiere, perché comunque la mia idea, la mia speranza, quello che è il mio obiettivo, anche quando con Nino e
con gli altri ragazzi si è creata la Runner School, è stato, ma anche poi con gli eventi che facciamo, è quello di trasformare comunque la cittadinanza in cittadinanza attivamente sportiva, quindi di far sì che le persone provino lo sport, in questo caso quello che facciamo noi, ma non solo, perché comunque noi facciamo anche corsi di mountain bike, di altre discipline, quindi lo sport a 360 gradi, e che entri nella filosofia di vita, nel senso che le persone, anche se poi smettono di praticare sport, devono capire l'importanza e l'impatto sociale che questo ha, perché imparare a vivere lo sport sicuramente ti dà dei valori importanti, e anche poi dal lato del giovanile, quando è ora poi di avvicinare i bambini a una vita sportiva, se i genitori comunque conoscono questo ambiente e l'importanza e i benefici che questo dà, sicuramente sono più invogliati a portare il bambino, o comunque a continuare a portarlo anche quando piove o quando va male a scuola, cioè nel senso che dare la giusta importanza a quello che è lo sport è davvero davvero importante. Allora, mentre state parlando, insomma, ve ne sarete accorti, stiamo vedendo varie immagini estrapolate dai video, insomma, che avete su YouTube legate alla maratona, in particolare all'evento che quest'anno si tiene il 26 di settembre, quindi manca veramente poco. Quest'anno una maratona soltanto half, soltanto metà, ecco, intanto è dovuto sempre a problemi... Sì. Ecco, immaginavo che insomma c'era sempre comunque il Covid di mezzo, però insomma Ferrara che si risveglierà la mattina del 26 con questa corsa che, come sempre immagino, appassionerà tante persone. Speriamo di sì. Ma sì, immagino di sì, insomma, come diciamo, ormai è una cosa consolidata. Ecco, questo appuntamento immagino che vi siete tutti particolarmente legati, tu insomma per motivi anche affettivi, insomma legata alla tua discendenza, diciamo così. Certo. Però volevo coinvolgere anche Nino. Che significato ha un appuntamento così di massa come quello che c'è a Ferrara tutti gli anni e che porta tanta gente, insomma, a correre tutti insieme, insomma, nella nostra città? Beh, diciamo che per noi che siamo addetti ai lavori ha un'importanza un po' diversa magari da chi la vive esternamente, perché noi abbiamo la fase della preparazione, quindi parti tanto tempo prima con la parte organizzativa, il controllo del percorso, la parte degli sponsor, i contatti con gli atleti, quindi per noi diciamo che la viviamo dall'interno, è più come un appuntamento, cerchiamo di fare un qualcosa che deve essere perfetto, quindi noi guardiamo più la parte organizzativa. È ovvio che poi man mano che incontri le persone e le persone chi non fa attività e chi corre ti dà delle indicazioni diverse, cerchi di cambiare un po' quelle che sono magari le cose che non sono piaciute, però in linea di massima noi che siamo la viviamo dall'interno, la viviamo prettamente dal punto di vista tecnico-organizzativo. Certo, però Massimo, arriva persone da tutta Italia, anche dall'estero, quindi insomma... Ok, le difficoltà dell'organizzare sicuramente dà un grosso impegno, però credo che ci sia anche molta soddisfazione, sì, quando vedi tutte queste persone. C'è tanta soddisfazione, c'è da dire che noi adesso a 10 giorni dall'evento vediamo più le difficoltà che le soddisfazioni. Perché, poi il 27 sarete lì a brindare, a gioire. Quest'anno poi le difficoltà non sono certo mancate, e tante volte mi sveglio la mattina maledicendo il fatto di averla organizzata quest'anno, perché è davvero un'impresa titanica, perché anche se abbiamo ridotto la distanza, che abbiamo fatto la 21 e la 10 km al posto della maratona classica, tutte quelle che sono i problemi organizzativi restano invariati, e anche purtroppo i costi non è che calino drasticamente, quindi sicuramente i numeri saranno più piccoli rispetto alle altre edizioni per svariati motivi. Certo, però dobbiamo fare sì che i numeri siano sufficienti per giustificare quelle che poi sono le spese dell'evento. Però è un evento che, quando poi viene messo in piazza, ci dà tanta soddisfazione, perché vedi una piazza viva, vedi gente davvero che viene da tutto il mondo. Noi nel 2016 abbiamo avuto il record di presenze dall'estero e siamo arrivati ad avere a Ferrara persone da 35 paesi differenti, che andavano da Hong Kong al Perù alla Bolivia, cioè roba incredibile per una città come Ferrara, davvero tanta, tanta roba. Quindi sicuramente il gioco vale la candela, e le soddisfazioni alla lunga sono
più, sono di più rispetto a, alle preoccupazioni, però magari se ci vediamo fra due settimane siamo molto più carichi adesso. No, ma sai che tra l'altro, adesso perché ci guarda da casa, un po' vede noi, un po' vede le immagini che stiamo trasmettendo, e vedere queste immagini di persone che corrono un po' dappertutto in giro per Ferrara, non solo, è anche proprio un promo turistico quasi, insomma, certo. Il fatto comunque di accompagnare correndo in tutte le belle zone che abbiamo nella nostra città e anche nella provincia, e quindi far conoscere la città di Ferrara a chi arriva da lontano, a chi non ci conosce proprio. Sì, la nostra manifestazione in particolare, soprattutto la maratona addirittura aveva, sulla percentuale di iscritti, aveva un 85% di persone provenienti da fuori città rispetto al 15% di partecipanti ferraresi, quindi è veramente un evento che porta gente da tutte le parti d'Italia e del mondo, riempie gli alberghi, ha un impatto veramente importante sulla città anche dal punto di vista turistico, e quindi è veramente tanta roba. Però quello che è il nostro obiettivo è che secondo me è fondamentale, che è anche uno dei motivi per cui nel 2017 è nata Runner School, è quella di avvicinare anche la città, anche i cittadini all'evento. Infatti noi abbiamo fatto quest'anno anche un nuovo format sulla non competitiva, che è la Ferraran, che non deve essere un evento fine a se stesso, ma cercheremo anche con quello di portare poi la gente ad avvicinarsi tutto l'anno all'evento, quindi gli iscritti alla Ferraran, alla gara non competitiva, che è aperta a tutti, a bambini, a donne, uomini, famiglie, che possono camminare o farla a qualsiasi andatura. Poi cercheremo in qualche modo di creare degli eventi paralleli durante tutto l'anno per continuare a seguirli e ad avvicinarli gradualmente a quello che è il nostro mondo, perché poi entrino a pieno titolo nella famiglia dei runner. Certo, allora intanto, perché mentre siamo in onda comunque abbiamo una linea WhatsApp aperta, c'è qualche saluto che è arrivato, ringrazio insomma tutti coloro che ci stanno scrivendo, però c'è in particolare un messaggio che era arrivato, adesso lo vado magari a recuperare meglio, insomma diceva più o meno che una signora di 60 anni, un po' sovrappeso, perché ho capito, per avvicinarsi alla camminata veloce cosa deve fare. Ecco, quindi penso che sia questo un messaggio simbolo di tanti che ci stanno guardando, magari chi è un po' più sedentario, chi dice vabbè non l'ho mai fatto, ma dai che provo. Che cosa possiamo fare, Alessandro? Ma niente, noi lo aspettiamo, tra virgolette. È un modo come un altro per tirarsi su dal divano e venire a provare questa esperienza. Però ecco, chi è abituato proprio a camminare poco, c'è un livello minimo base, c'è un livello base, partiamo con degli allenamenti, sono tutti allenamenti, quindi si parte dai piccoli passi, arrivare a fare questa camminata veloce, certo. E in step si impara piano piano, ecco. Anche perché partiamo, non si parte subito dal movimento, ma si fa alternato dal passeggiare alla tecnica della camminata sportiva. Anche perché questo lo dico anche a me stesso, oltre a tutti quelli che ci guardano, quando si vuole perdere peso in vista dell'estate non bisogna farlo in maggio, ma bisogna cominciare adesso per tutto quello che riguarda l'arco dell'anno, e poi magari esatto. Si può arrivare a giugno dell'anno prossimo che forse qualcosa è migliorato, sì. A livello anche di tonicità e tutto il resto. Ma invece voi, per quello che riguarda le vostre esperienze personali, qual è una maratona che voi invece avete fatto che vi è rimasta nel cuore? Avete fatto delle... Vabbè, tu immagino, Nino, avrai da raccontare... c'è un qualcosa che ti ha emozionato più di tutti? Guarda, o anche un... Beh, forse la prima volta a New York. Ah, forse ecco, è quella che mi è rimasta. Ma torniamo sul classico dei classici proprio. Sì, sì, perché entri in una logica completamente diversa dalla nostra. Cioè, andare negli Stati Uniti, vedere tutti questi grattacieli, strade diverse dalle nostre, tutto molto più grande, ti lascia questa cosa un po' particolare, soprattutto la prima volta. Poi dopo, quando ci torni, sai che l'hai già visto, certo. Però la prima volta quella sicuramente resta molto, molto impressa. Sì. Tu, Alessandro, hai fatto qualche maratona particolare? Io ho fatto la mia prima mezza, ho fatto quella di Ferrara. Ah, ok. E è stato quello che mi ha proprio ripagato di quello che ho imparato nella camminata sportiva. L'ho fatta in camminata sportiva in un tempo... Cioè, buono. Hai fatto la mezza maratona tutta in camminata sportiva? Sì. Ah, bene. E quindi insomma c'è anche questa possibilità. Perché sembra una stupidaggine, ma magari non tutti danno per scontato che non tutti corrono. Ecco. Si può fare tranquillamente, anche perché prima del Covid, prima che chiudessero tutto, stavo assieme ad altre persone, stavo preparando la maratona di Roma.
Ah, poi purtroppo in camminata sportiva, purtroppo è successo. Vabbè, adesso vediamo, io continuo, non voglio sembrare troppo ottimista, ma spero che questa sia insomma, un po'. Incamminando verso l'uscita. È in fase di preparazione, anche perché a marzo ci sarà quell'altra, quindi la prepareremo ancora, quindi non abbiamo mollato. Ecco. Benissimo, allora quindi in bocca al lupo per quello che sarà la maratona di Roma. Viva il lupo. Massimo, sì. Tu invece, qual è una maratona che ti ha emozionato? Beh, io sono un po' particolare. Perché ridono di te? Perché a me piace correre in montagna, amo fare, Nino lo sai, non è d'accordo, perché oltretutto Nino è anche il mio, è stato finché facevo il bravo il mio allenatore, poi adesso lui non vuole che io corra in montagna, ma io ci corro lo stesso, e quindi dico sicuramente quella che mi ha emozionato di più è stata la Transdavette, che è una gara che si fa sulle piccole Dolomiti, si parte da Tresche Conca e si arriva a Valdagno, sono 85 km con 5500 metri di dislivello in notturna, è spettacolare davvero. Ma no, però non ho capito perché non deve correre in montagna? perché è più rischioso? Perché è molto più rischioso, no. E perché spesso si fa male. Ah. Quindi... No. Tu ti sei fatto male a volte in montagna, no? una volta solo. Vabbè, insomma, sai che sono giovani, no, sono giovani sti ragazzi. Questi ragazzi bisogna prenderli così. No, beh, comunque, giustamente, anche per correre ci vogliono, abbiamo detto già dall'inizio di questa mezz'ora, diciamo così, però insomma, ci vogliono certi criteri, farlo comunque con le modalità giuste. Sì, proprio certo. Buttata lì così, senza andare troppo nel dettaglio, quanti errori vedete quando guardate la gente correre sulle mura? Ma basta vedere i nostri allievi quando arrivano a livello 1, che il livello 1 sono i neofiti assoluti, quindi proprio bisogna correggerli, anche perché certe cose se non le imposti fin da subito non riesci più dopo, diventa molto difficile correggerle, quindi bisogna da subito intervenire, ed è importante, tanto importante all'inizio rivolgersi a persone che sanno comunque darti una mano. Certo, questo è assolutamente vero, ma poi insomma in tutti i campi i professionisti ti aiutano, quindi qualunque esso sia, che si parli di corso o di qualsiasi altro tipo di attività. Io vi ringrazio, allora quindi l'appuntamento è per il 26, giusto? 26 l'appuntamento settembre. È per il 26, speriamo di vedere più cittadini ferraresi possibile in piazza, a camminare, a correre o anche solamente a fare il tifo. Posso dire una cosa, la dico io, sì. Non arrabbiatevi se chiudono Ferrara per 3-4 ore, perché dà fastidio a me pur non essendo un corridore. Per favore, sì, non fatelo. Ecco, non arrabbiate, state a casa, uscite a piedi, in bici, godetevi questa città viva, e poi tanto dopo dal pomeriggio si torna a girare in macchina, so, cosa sarà mai? A mezzogiorno e mezzo è tutto lì. Ma sì, no, lo dico perché tutti gli anni vedo le polemiche sui social. Ce n'è, sì. Quindi, quindi questo giusto per dirlo, volevo dire io. E, dopo, e quindi, insomma, tutti in piazza a vedere questi tanti giovani, non giovani, che arriveranno da varie parti d'Italia e non solo, insomma. Dall'estero c'è un po' un calo, però, immagino. Dall'estero, naturalmente, c'è un po' un calo, lo sappiamo il motivo, quindi... Si gira di meno, speriamo l'anno prossimo, insomma. Però intanto godiamoci questa domenica. Tanto chiudiamo questa, vediamo di portarla a casa bene e poi programmiamo il 2022. Signori, allora che dire, tre begli esempi di sport, ringrazio Massimo Corari, ringrazio Nino Sarno e Alessandro Salmi, grazie a tutti e tre, quindi un bocca al lupo per il vostro proseguo dell'attività e insomma riflettiamoci tutti su questa corsa / camminata veloce. Tra l'altro io vi saluto adesso perché Match continua, ma tra poco continua con una parte dedicata alla pallamano, quindi cedo lo scettro all'amico e collega Giuseppe Celeghini. Per quello che riguarda invece Match Sport dedicato al calcio, vi aspetto sabato alle 14. Grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie, buonasera. La Società Olympic si occupa di costruzioni residenziali ed industriali, ristrutturazioni, rappresentanza di materiali edili e idraulici. Collaboratori esperti forniscono consulenze e stime di immobili, guidando il cliente nella scelta delle condizioni più vantaggiose. Olympic è specializzata anche nella riqualificazione di immobili, impiegando i migliori artigiani per imbiancatura, impianti elettrici e idraulici, cappotti termici e giardini. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Olympic è in via Bologna 4 a Ferrara.
AFARC, storica associazione di categoria del commercio, portabandiera dei sindacati Usarci e Confimpresa, con professionalità, serietà e competenza, effettua servizi di assistenza contabile e sindacale a prezzi concorrenziali per agenti e rappresentanti di commercio, imprese e liberi professionisti. Inoltre organizza corsi di formazione, offre sconti con aziende convenzionate, agevolazioni e promozioni per i soci. Tutela la tua professionalità. Scegli AFARC in via del commercio 48 a Ferrara. Saf, è estate, fa caldo, sì. Noi siamo qui, siamo pronti per darvi continuamente un servizio dal lunedì al venerdì e il sabato mattina. Le batterie le produciamo noi personalmente, le facciamo in Italia, su Isio di Bergamo. Abbiamo anche assunto personale nuovo e specializzato. Camilla, Laura. Siamo uno staff giovane, dinamico, siamo belli, siamo forti, siamo qui per darvi il meglio. I numeri uno, venite alla SAF, numeri uno. Kappa Colonia, con sede principale nell'area del Delta del Po, dal 1970 sostiene e tutela le attività di 1.300 soci. Tra le maggiori realtà italiane, leader in Emilia-Romagna, Kappa Colonia è un esempio virtuoso per il mondo agricolo. La cooperativa offre assistenza tecnica agronomica qualificata e fornitura di prodotti per la coltivazione di grano tenero, grano duro, mais, orzo, soia e risone. In un'area di oltre 90.000 metri quadri, avanzati impianti di essiccazione sono in grado di lavorare oltre 4.800 tonnellate di cereali al giorno. La qualità del prodotto viene garantita già dal campo grazie ai tecnici agronomi che forniscono assistenza periodica alle colture dei soci. Kappa Colonia ed il suo staff forniscono al settore agricolo numerosi servizi, dal ritiro ed essiccazione dei cereali ai sistemi di stoccaggio e pulizia, dall'assistenza agronomica alla fornitura di mezzi tecnici, concimi e fitofarmaci. Kappa Colonia vi aspetta nelle sue sedi di Colonia e di Garano Pieve, in provincia di Ferrara. Da 30 anni la residenza per anziani Qui si sana Ostellato risponde alle esigenze di anziani autosufficienti e non, ed è una struttura unica nel suo genere per i problemi di disabilità in età avanzata. Infermieri al lavoro H24, assistenza sanitaria e fisioterapica all'avanguardia per garantire una tutela della salute in epoche di grandi epidemie. Ambienti sanificati e accoglienti associati alla professionalità del personale fanno del complesso di Ostellato un fiore all'occhiello del servizio socio-sanitario ferrarese. Alimentazione curata, attività ricreative e un ampio parco. Camere confortevoli, tutte dotate di aria condizionata e TV. La struttura è a pochi chilometri da Ferrara. Qui si sa Ostellato, la risposta giusta a tutte le esigenze degli anziani. Nei supermercati Ali e centri Aliper, fino al 18 settembre, torna il sottocosto. Ti aspettiamo con tantissime imperdibili occasioni nei nostri supermercati e online su aliperme.it. Ali Supermercati, da 50 anni sentirsi a casa. Lunedì Sport, ogni lunedì alle 21 su Telestense. Con Alessandro Sovrani e i suoi ospiti in studio per commentare la partita dei biancoazzurri. Lunedì Sport, ogni lunedì alle 21 su Telestense. Anche in streaming su telestense.it e Facebook. In Italia si contano circa 25.000 eventi ischemici ogni giorno, un dato impressionante soprattutto se si considera che le fasce d'età possono variare tantissimo e che la prevenzione non è sufficiente a scongiurarne il verificarsi. In apertura della prossima puntata di Sanità Benessere Oggi ascolteremo la testimonianza di Silvia, colpita da ictus a soli 45 anni e di come sia tornata a muoversi e camminare grazie alla terapia erogata dal dispositivo Gondola 3.0. In studio il dottor Stefano Tassin, direttore scientifico del Gondola Medical Technologies, e Chiara Previati, terapista della riabilitazione. Vi aspetto e vi ricordo che potete seguirci anche con le nostre nuove app per Smart TV, smartphone e tablet. Sanità Benessere Oggi, venerdì 21.30 su Telestense. Thank you.
Eccoci qua, buonasera a tutti. Andiamo a iniziare dopo la pubblicità questa ultima parte di Match con tutti i volti nuovi in studio. Parliamo ovviamente, Nicola l'ha già detto anticipatamente, sarà una parte dedicata alla pallamano, doverosa introduzione. Ferrara ha due squadre di pallamano in Serie A. Parliamo della Giara Assicurazioni che milita nel campionato di Serie A2 e dell'Ariosto Ferrara che milita nel campionato di Serie A1 femminile. Entrambe l'ultimo weekend hanno disputato la prima giornata di campionato, ne parleremo insieme questa sera, assieme a Enrico Bonzanini, esperto di pallamano e direttore sportivo della Giara Assicurazioni. Ciao Alberto, buonasera. Katia Soglietti, capitano e volto storico della pallamano Ariosto. Ciao Alberto, buonasera a tutti. Sarà al mio fianco il sorriso e la competenza di Asia Fiantini. Anzi Asia, iniziamo subito con il turno di domenica scorsa, certo. Velocemente i risultati. Certo, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Allora partiamo con la Serie A2 maschile. Cologne Molteno 22-28, Parma Torri 22-25. La squadra di casa Giara Assicurazioni Ferrara Vigasio con una vittoria di 29-23. Arcom Mestrino Arcobaleno Padova 40-18. Mezzo Corona Secchia Rubiera 33-21. Palazzolo San Vito Marano 31-30 e Cassano Magnago Malo 24-31. In A1 femminile invece. Passiamo alla Serie 1 femminile. Malo Erice 21-24. La squadra di casa Ariosto Ferrara contro Brixen 27-28, Cassano Magnago Casalgrande 14-18, Salerno nel Mezzo Corona 46-25, Padova Pontinia 22-23, Leno Mestrino 19-33. Quindi turno inaugurale in chiaroscuro per le formazioni ferreresi. Asia, da dove partiamo? Io partirei dalla squadra vincitrice, che è la serie della Serie A2 maschile. La Giara Assicurazioni. Con chi ne parliamo quindi? Ne parliamo con Enrico Bonzanini, direttore sportivo della squadra maschile. Verrai coinvolto anche nella femminile, in qualità di esperto. Vabbè, insomma, io e te ci dividiamo, Beppe, perché poi quando gioca la femminile... Direi un risultato... Io non ho mai temuto di uscire sconfitto. La pallamano è uno sport molto particolare. Quando pensi di aver la vittoria fatta, ti possono capitare degli incidenti. L'anno scorso a Vigasio abbiamo dato per scontato troppe cose ed è arrivata una sconfitta che ha fatto male, anche perché era una squadra ricca di ex e quindi ha fatto male perdere in quel palazzetto e ci ha creato anche problemi di classifica. Dopo alla fine, facendo dei conti, i playoff ci sono mancati anche per quella sconfitta. Quest'anno abbiamo scelto di rifondare, abbiamo una società nuova, tu ne sai qualcosa, abbiamo sicuramente un'idea diversa, siamo partiti con lo stesso allenatore, con un blocco ferrarese, abbiamo riportato a casa Dario Zanghirati, che è stata un'operazione secondo me intelligente perché il ragazzo era motivato, cosa che magari nei passati anni non era, aveva voglia di finire un percorso in Serie 1. Secondo me abbiamo fatto una cosa nuova ma importante, che è stata quella di portare uno straniero a Ferrara. Io e te parliamo spesso di pallamano, mi conosci, non sono molto dell'idea di portare gli stranieri in Serie 2, però Fernando si è posto con un atteggiamento giusto. Parliamo di Fernando Marquez, il giocatore aveva voglia, argentino. Fernando aveva mostrato voglia, ci aveva fatto molto male l'anno scorso quando era stato con Leno, poi era andato a Fondi e quando è passato da Leno a Fondi, Leno è retrocesso. Abbiamo visto il valore del giocatore, è un giocatore che ci sta dando una gran mano. Io personalmente non parlo mai fino a che la partita non è finita, però è stata una partita organizzata bene, sono stati bravi i ragazzi, è stato bravo il coach anche perché l'ha preparata molto bene ed è stata una vittoria piena. È normale che insomma alzare l'asticella fa piacere, è solo la prima partita, abbiamo fatto un precampionato difficile, però poi sono arrivate grosse soddisfazioni come in questa partita. Accennavi giustamente, blocco di squadra confermato, con pochi innesti mirati, grandi cambiamenti invece in società. Diciamo che non è da tutti i giorni insomma trovare un imprenditore come Raffaele Cucci che ha voglia di investire nella pallamano, che parliamo del patron di Giara Assicurazioni, che ha voglia di investire nello sport. È un momento difficile, siamo in un periodo di uscita da una pandemia che ci ha devastato e che ha complicato la vita anche organizzativa delle società, perché poi con Katia la viviamo quotidianamente la situazione. Il protocollo l'anno scorso è stato rigidissimo e ed è stato difficile comunque reggere l'urto anche per noi società con un palazzetto chiuso. Per noi il palaboschetto è un fattore e quindi con Raffaele abbiamo improntato un nuovo corso fatto comunque di un'ambiziosa volontà di crescere con gradi, quindi congedare
congedare la vecchia società non era giusto, siamo ripartiti da ciò che comunque avevamo fatto di buono l'anno prima e abbiamo trovato questa nuova spinta che ci ha dato anche la possibilità di investire sul mercato. L'inizio è stato buono e se in regia Massimo è d'accordo, io farei partire anche l'intervista, abbiamo citato l'allenatore, coach Anthony Leira, Laera, si pronuncia bene. Adesso che dopo ci chiama. Che è stato oggi intervistato sia sulla partita disputata domenica scorsa e anche in chiave futuro col prossimo incontro. Farei partire il contributo con l'intervista all'allenatore della Giara Assicurazioni. Coach, dopo un precampionato di test è arrivato il primo impegno ufficiale, una bella vittoria contro Vigas, una vittoria pesante, importante, in una partita molto molto fisica. Un tuo commento anche sull'ingresso dei due giocatori nuovi che hai fatto giocare con alto minutaggio. Sì, è stata una partita difficile, ma i ragazzi sono stati bravi a mantenere la concentrazione sui compiti che dovevano svolgere. L'apporto di Dario Zanghirati è stato importante, ha fatto una grande partita soprattutto sul piano difensivo. La stessa cosa vale per Fernando Marquez che in un momento importante della partita insieme a tutta la squadra comunque ha trovato dei gol importanti che ci hanno permesso di prendere un po' di vantaggio e quindi finire la partita con tranquillità. Recupererai anche Crea il più presto possibile, ti serve la rosa a disposizione perché insomma sabato è una partita anche un po' contro il tuo passato, si va in casa di una grande Molteno contro un grande allenatore, una squadra che ha voglia di tornare immediatamente in Serie 1. Molteno è una squadra costruita per vincere il campionato. E noi ci stiamo preparando al meglio, è una squadra che è allenata probabilmente da uno dei migliori tecnici sul panorama nazionale con cui ho avuto l'onore e la gioia di poterci lavorare, quindi parliamo di Branko Djumic che non lo scopro certo io, è un valore aggiunto per Molteno, rende questa partita ancora più complicata, ma noi siamo fiduciosi e venderemo cara la pelle per cercare di provare a fare risultato, pur sapendo che loro sono una squadra tecnicamente molto forte, ma noi abbiamo voglia di mettere in campo tutto l'agonismo e tutte le energie fisiche e mentali per affrontare al meglio la gara. Bene, direi tutto bene, positivo per adesso in questa via di stagione in casa Giara Assicurazioni. Voltiamo pagina un attimo. Katia, pochi minuti, 30 secondi circa alla fine, punteggio in parità, palla in mano. Poi cos'è successo? Quello che non doveva succedere. Che succede, sì. Allora, vabbè, faccio una premessa dicendo che le prime di campionato sono sempre partite strane come il primo giorno di scuola. È proprio statistico, io gioco da tanti anni e ci è già capitato anche negli ultimi anni che le statistiche sono confermate. E quindi comunque ci aspettavamo un Brixen forte, perché Brixen quest'anno ha costruito una squadra per vincere lo scudetto. E bisogna anche dire che le assenze da una parte e dall'altra, ricordiamo che Brixen ha acquistato quest'anno una delle più forti giocatrici del campionato femminile, che era Zai Duran, e ne era privo. E dal canto nostro noi avevamo 2-3 giocatrici fuori per infortunio e la straniera Tomova centellinata alla sua prima partita dopo praticamente un mese di stop. Quindi le premesse comunque erano positive. Abbiamo giocato a viso aperto questa partita. È stata una partita dove dobbiamo vedere dal mio punto di vista sia il bicchiere mezzo pieno che quello giusto, vuoto. Giusto, condivido. Partiamo dalle cose positive, che sono sicuramente il fatto di, dopo una partenza brutta, perché siamo partite con un 3-0 in svantaggio, siamo riuscite a recuperare con una grandissima difesa contro una squadra che è veramente forte e piano piano abbiamo fatto la partita noi e siamo andate in vantaggio e abbiamo fatto la partita. Quindi sicuramente le note positive di questo incontro sono quelle, che alla fine da un 3-0 iniziale è saltata fuori una partita giocabile e anche vincibile da questo punto di vista, che si poteva vincere. Cosa è successo? È successo che dobbiamo analizzare statisticamente le partite. Non voglio colpevolizzare nessuno. Però parliamo di dati, perché quando si parla coi numeri, i numeri non lasciano spazio a interpretazione.
E posso dirti questo, a 1:20 dalla fine abbiamo commesso 5 errori. E 5 errori su una squadra che vuole vincere non sono concessi. E 5 errori in 1:20 tra tiri sbagliati, un fallo da rigore oppure altre cose che sono capitate, questi sono stati gli ultimi 30 secondi. Quindi in 1:20 5 errori, una squadra esperta come la nostra, di giocatrici, fatta di giocatrici esperte, ha pagato a caro prezzo il risultato. Quindi insomma di fatto dobbiamo migliorare la concentrazione in queste partite punto a punto per portare a casa il risultato. Io ti dico, mi sono avvicinato al palaboschetto preparato quasi a una sconfitta, brutto dirlo, perché il valore dell'avversario sulla carta era fuori discussione. Nel corso della partita ho pensato all'impresa. Poi Asia, eri anche tu sugli spalti. Sì, sì, infatti posso solo che testimoniare, confermare. Fatto la bocca che... Tra l'altro ti chiedo un commento da ex giocatrice. A certo. Me è piaciuta particolarmente il portiere nuovo di... dell'Ariosto. Sì, che impressione certo. Ti ha fatto? Anch'io credo che... Poi chiediamo anche a Katia. Una ragazza giovane, ma che... un po' per la stazza, un po' per l'altezza, un po' per l'agilità, la tecnica, secondo me ha fatto un'ottima partita e in tanti casi ha anche forse salvato qualche rete che avrebbe forse messo anche in crisi la squadra, e invece ha anche merito al portiere, la partita è sempre stata punto a punto e quindi... Complimenti alla... Vioslava brava anche nell'apertura dell'azione, non solo a copertura sì, della propria porta. Sono d'accordo, Marta è una ragazza che viene da una seconda liga spagnola e quindi è una ragazza che i campionati diciamo d'élite non era abituata a viverli. E la Spagna è sicuramente a tradizione di una pallamano ad alto livello. E su questo comunque dobbiamo dare merito anche all'allenatore dei portieri che citiamo, che è Pierluigi Malavasi, che è stato ex portiere della nazionale, allenatore dei portieri di Carpi, che milita in Serie A1 maschile quest'anno, e insieme al nostro allenatore Britos, che comunque i portieri lavorano tanto, noi ci aspettiamo grandi cose da lei e soprattutto grandi miglioramenti, perché la ragazza è giovane, come appunto diceva Asia, ha sicuramente volontà, e io credo che nello sport la prima cosa sia la volontà e lo spirito di sacrificio, e noi stiamo vedendo giorno dopo giorno che Marta ha tutte queste qualità e quindi solo ci fa sperare bene. Oltre Viloslada, portiere, protagonista della partita, anche Mariana Tanic, che abbiamo sentito durante l'allenamento in preparazione della prossima sfida, e se dalla regia Massimo e Alessandra sono d'accordo, io farei partire il contributo filmato relativo all'intervista di Mariana Tanic. Mai all'avvio di campionato è stato decisamente positivo, una buona prestazione contro Brixen, sono mancati solo i punti. Sì, è stata una bella partita, abbiamo dimostrato questo che facciamo molto bene, nostra difesa, e mi dispiace perché non abbiamo preso 2 punti, ma lo spero prossima partita che lo prendiamo. Secondo te cosa è mancato? Forse un po' di lucidità negli ultimi 2-3 possessi? Penso che più che è mancato è un po' concentrazione, perché già anche l'anno scorso è successa la stessa partita contro Brixen, che abbiamo fatto stessa cosa, ma lo spero che... Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, così spero che prossima settimana, questo weekend, scusa, che mettiamo un po' più concentrazione fine a partita e prendiamo 2 punti. Non è una partita particolare per te, è speciale perché torni a casa al grande da ex. Che squadra ritrovi da neopromossa? Sì, è mia ex squadra e loro l'anno scorso hanno giocato a 2, così per loro sono contenta perché sono tornati a 1 e per me è stata una partita molto speciale. Chi dobbiamo temere in particolare nel roster di Casalgrande? Quali saranno le giocatrici più pericolose? È più pericolosa è Ilenia Furlanetto, ma non posso dire anche altre giocatrici che non sono forte. Comunque loro già giocano da tanti anni insieme, così per me sono tutte pericolose, ma più di tutte Ilenia Furlanetto. Ormai è 2 anni che sei a Ferrara, dove può arrivare questa Ariosto vedendo anche questo buon precampionato che avete fatto? Io penso che questo anno possiamo dare molto di più di l'anno scorso, così io lo spero che ci troviamo a playoff, spero anche 4º posto, per me è perfetto, e giocare anche Coppa Italia.
Quindi sfida importantissima per Marijana Tanić, la prossima in qualità di ex. Tornerei un attimo al maschile, Azzar Assicurazioni. Io ho visto una grandissima difesa in una partita che maschi a dir poco, perché in certi momenti le mani addosso non mancavano, corretta, perché ogni fischio arbitrale, fra l'altro ben arbitrata tutto sommato, strette di mano, e poi l'arbitro fischiava la ripartenza del gioco e si ripartiva con una contesa molto 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 rude. Beh, una partita come sempre in un girone difficile come quello del nord, come il girone A, è stata sicuramente molto fisica. Il nostro allenatore crede molto nell'attenzione ai dettagli, specialmente nella fase passiva, nella fase in non possesso. Abbiamo la fortuna di avere un portiere che io ho portato con me sia nell'esperienza di Carpi che nell'esperienza a Bologna, che è Michele Rossi, che è una garanzia e secondo me anche abbastanza sprecato per questa Serie 2. E non mi aspettavo una partita diversa. Noi siamo una squadra giovane, una squadra fatta di tanti ragazzi di Ferrara che stanno crescendo, che hanno fatto tutta la filiera del settore giovanile e che sono arrivati maturi a questo campionato. Ormai è il terzo campionato per loro di A2, è il momento di far vedere anche un qualcosa di diverso. Io, prendendoli un po' in giro, gli dico che devono anche andare oltre quella che è sempre stata un po' l'abitudine che c'è stata di accontentarsi un po'. Devono fare il salto quest'anno, non necessariamente in categoria, ma devono anche far vedere che alcune partite che non si potrebbero sulla carta vincere poi si vincono. Contro Vigasio mi aspettavo le botte, è normale, è giusto, hanno fatto la loro partita onesta, però ho visto una squadra, la nostra, che ha saputo reggere l'urto psicologico e fisico. Miglior marcatore di Azzar Assicurazioni, Mattia Pedron. Vorrei che spendessi due parole per questo ragazzo. Lo so perché me lo fai dire, perché quando c'è stato il primo colloquio col coach, dopo le presentazioni io gli ho parlato subito di Mattia, di Pedron. Era un giocatore che lui allenava a mezzo corona. A me era piaciuto moltissimo quando avevamo giocato là. È un ragazzo che, come Marco Mazzucchi, ha vissuto sempre fuori dalla luce dei riflettori. È un ragazzo del 2001, molto molto bravo, è discontinuo e quindi deve lavorare sulla sua continuità di prestazioni, però ha lavorato tanto quest'estate, è cresciuto molto fisicamente anche grazie al lavoro di Alberto Cavalieri, del coach, del vice di Anthony, e si è presentato a questo campionato con una mentalità diversa. Deve essere un po' più concentrato, pensare un po' meno alle fischiate, però questo è un ragazzo che secondo me ha buone potenzialità. Marquez, tu sei quello che lo conosci meglio di tutti, perché possiamo dirlo che l'hai portato tu a Ferrara. È un giocatore che ha lasciato intravedere potenzialità veramente di altissimo livello. Descrivici un po' questo argentino. Ma io lo dico senza alcuna paura, non è una scelta mia, è una scelta, o meglio, io ero assolutamente d'accordo, perché Fernando l'anno scorso ci ha fatto vedere di essere un giocatore veramente tanto importante. Quando abbiamo fatto la riunione tecnica col coach e col presidente c'erano 3-4 nomi sul tavolo. Io avevo sicuramente Fernando fra le priorità, ma è stato il coach che ha voluto, Anthony Laera ha voluto a tutti i costi provare a sferrare l'attacco a un giocatore che comunque è fuori categoria, se sta bene. Io ero assolutamente d'accordo, quindi diciamo che se farà bene, come noi tutti speriamo, non è merito sicuramente solo mio, ma è merito anche di Anthony, che ci ha creduto fin dal primo minuto su questo giocatore, l'ha voluto, era la sua prima scelta assoluta. Abbiamo parlato dello straniero, della Zara. In casa Ariosto, cambio di straniera, ha salutato Panayotova ed è arrivata la connazionale, se non ricordo male, sì. E parliamo di un'atleta che è entrata a metà partita, Tomova, ha avuto 3-4 tiri per prendere la mira, poi ha dimostrato di avere delle qualità importanti. Sì, è una ragazza molto giovane, perché ha 19 anni, e ha fatto a luglio lei ha partecipato con la Bulgaria alle championship che si è svolto a Chieti, dove l'Italia ha vinto e la nazionale italiana ha vinto, e la ragazza si è messa in evidenza tantissimo. È stata miglior capocannoniere e premiata MVP comunque di diverse partite, quindi è una ragazza sicuramente che ha talento, giovane, quindi noi sappiamo che quando sono giovani e talentuosi... Ricorda l'anno di questa ragazza, perché parliamo di una ragazza del 2002, quindi ecco. E quindi sappiamo tutti che quando parliamo di giovani e talentuosi possiamo aspettarci il tanto bene e a volte anche il tanto male, perché comunque sì, il talento va comunque accompagnato da tutta una serie di cose, quindi
Purtroppo la ragazza è arrivata dalle championship con un piccolo infortunio, già nella prima settimana di preparazione si è accentuato e quindi abbiamo fatto senza di lei fino a 4-5 giorni fa, poi l'abbiamo buttata in campo la prima di campionato, centellinata appunto, speriamo adesso sabato che il suo minutaggio sia un po' più elevato perché comunque questa squadra ha bisogno delle sue caratteristiche. Asia, abbiamo parlato di tante giocatrici di alto livello, ma alla fine il miglior marcatore dell'Ariosto si chiama sempre Katia Soglietti. Te la conosci bene? Katia è una colonna portante, si può dire, della squadra, della società. Lei è, oltre che il capitano, esatto, oltre che il capitano, ovviamente è un esempio di esperienza, di gioco e di tattica, di squadra, quindi... Ovviamente quello che si percepisce anche solo io vivendola, perché comunque ho militato 15 anni nella Ariosto Pallamano. Quindi, per quello ho chiesto a te, certo, un parere, quindi, sulla tua ex capitana. Esatto, quindi è stata la mia ex capitana a tutti gli effetti. Però credo anche dall'esterno, anche da chi segue la pallamano appunto da fuori, credo che appunto Katia sia oltre che un esempio, proprio una figura importante, fondamentale dentro alla squadra, insomma, di gestione, ma anche di... sì, non solo in campo. Ma anche di risultati, ecco. Come posizioneresti, non voglio sapere proprio la posizione precisa, l'Ariosto in questo campionato? Prima fascia, metà classifica, come la vedi? Allora, parlando di classifica, ovviamente anche a, te, Katia, a livello domanda. Di dati adesso è difficile da dire, nel senso che classifica... Sì, giusto, perché vanno inserite adesso, poi ancora tra giocatori. L'altro non l'abbiamo neanche citata apposta, perché essendo stato solo il primo match non possiamo parlare di classifica effettiva. Però io credo che l'Ariosto, ma come... in realtà anche gli anni precedenti, abbia delle ottime potenzialità in realtà per arrivare nelle prime quattro sicuramente, non vogliamo tirarla insomma, però ha detto magari porti quattro. Fortuna, magari porto visto fortuna. Che finora non è successo, dato che non ci gioco più, magari da fuori porto più fortuna che dirlo dal campo. Però, Katia Soglietti, prima di campionato, come diceva giustamente Asia, ci sono mille variabili, però nonostante all'avversario di primissima fascia mancasse un atleta importante, io ho visto voi giocare alla pari. Sì, allora guarda... Non si è visto sulla carta quello che doveva essere la differenza. No, noi siamo ben consapevoli delle nostre capacità. Ovviamente il quarto posto è un sogno che però hanno in sei squadre, sette, quindi la lotta sarà durissima. Quello che posso dirti è sicuramente un altro non accesso in Coppa Italia sarebbe un fallimento quest'anno. Cosa molto esplicita e chiara, sì, mi piace così. Cosa che è successa l'anno scorso e quindi quest'anno questo non può accadere. Ricordiamo tra l'altro che le prime otto alla fine del girone di andata staccheranno il pass per la Coppa Italia, quindi comunque anche il... punto che potevamo fare con Bressanone poteva essere importante. Guarda, ci avviamo verso la conclusione. Chi ha un incontro proibitivo il prossimo turno, Enrico, è già rassicurazioni. Ma no, tutte e due. Perché ha detto bene Katia, in ottica Coppa Italia bisogna fare punti e la partita con Casalgrande è contro una neopromossa che però ha esperienza di questo campionato, a Furlanetto. Che comunque è una giocatrice di categoria ed è un derby soprattutto per te è un derby visto che lo senti abbastanza anni, sì. Esatto, e no, io prima mi sono soffermato sui nuovi perché sono le novità, però ci tengo a sottolineare come il 95% della squadra sia stato rinnovato e non sono state trattative lunghe. Abbiamo ragazzi come Federico Ianni, come Alessandro Baldo, come Nerio, come Zaltro, che hanno detto subito sì. Corrado Sgargetta, il nostro capitano, che Eugenio Saletti, non c'è neanche stato bisogno di fare trattative vere e proprie, hanno detto di sì, hanno sposato la causa. Noi andiamo a Molteno, andiamo contro una squadra che diciamo fa prepartita molto 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 nutriti e noi ovviamente speriamo andremo che agguerriti sia... a giocarci le nostre carte, diciamo che noi ci avviamo verso cambiare idea ad Umnic, ecco, speriamo di fargli cambiare idea. Poi ritroveremo, ci stiamo avviando alla conclusione, ci ritroveremo giovedì prossimo a commentare le due partite delle nostre due formazioni. Io ne approfitto per ringraziare grazie e salutare Enrico Bonzanini,
Katia Soglietti, Asia Fantini, grazie. Un doveroso ringraziamento ad Alessandra e Massimo Storari in regia e a tutti voi un saluto, un augurio di buonanotte e ci rivediamo giovedì prossimo. Grazie. Arrivederci. Grazie. Siamo a Ferrara, in via Bologna, nella sede di Remax House Business. Adele, che cosa differenzia Remax dalle altre agenzie immobiliari? Sicuramente quello che ci contraddistingue in assoluto